ancora una volta i cittadini di Cantalupo e dei paesi vicini si sono resi protagonisti di un grande gesto di solidarietà. Hanno raccolto 25.000 euro per sostenere la ricerca e sconfiggere una volta per sempre la leucemia. La raccolta di fondi è stata organizzata dal Comitato per la Vita attraverso la sezione molisana dedicata a Nazario Caranci, un giovane di Cantalupo scomparso prematuramente. Questa iniziativa è nata proprio grazie a mio fratello, che purtroppo non c'è più ma è comunque sempre con noi. Lui ha avuto una malattia che è la leucemia e nulla, purtroppo, ripeto, l'abbiamo perso, e da questo è nata la nostra volontà di costituire questo comitato e dare aiuto a quelle persone che spero di non arrivare mai a questa situazione, ma qualora arrivassero hanno un punto di riferimento qui in Molise, che siamo noi. L'assegno è stato consegnato al presidente nazionale del Comitato per la Vita. Il Comitato per la Vita Daniele Chianelli è nato per sostenere la cura e la ricerca delle leucemie di tumori adulti e bambini. Questi soldi saranno destinati a sostenere la ricerca, perché la ricerca è l'unica arma possibile che abbiamo per debellare definitivamente queste malattie. Voglio ricordare praticamente che abbiamo una struttura di 30 appartamenti, un residence, dove ospitiamo, senza far pagare nessun costo di affitto, i malati e i loro familiari che vengono a Perugia per effettuare il trapianto di midollo osseo. Grazie ai tanti esperti intervenuti all'incontro che si è tenuto all'auditorium del santuario di Castelpetroso, si è parlato anche dei progressi compiuti dalla ricerca e delle nuove prospettive sul fronte della lotta alla leucemia. Già con la chemioterapia, la radioterapia e il trapianto di midollo osseo, circa il 60% dei pazienti con tumori ematologici può essere guarito. Però l'importanza della ricerca è proprio guardare a quel 40% di pazienti che ancora, nonostante si utilizzino queste procedure, non riesce a guarire la malattia. E qual è il futuro? Il futuro è quella che noi chiamiamo oggi medicina molecolare, cercare di capire quali sono i difetti del DNA specifici di un dato tumore, in maniera tale di avere nuovi bersagli terapeutici e diagnostici. E questa è la via del futuro.